Lo sai, per un gol io darei la vita, la mia vita. Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omenz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera dell'allenatore con l'Inter, ma prima di iniziare vi obbligo ragazzi, vi obbligo a tutti quanti di cliccare qui sulla mia faccia. Se non lo fate entro 3 secondi veramente mi arrabbio tantissimissimo. Spero l'abbiate fatto ragazzi, ci tenevo veramente veramente tantissimo. E se non l'avete fatto tornate indietro e cliccate, ci fate ancora in tempo. In ogni caso ragazzi, siamo ritornati qui con la carriera allenatore con l'Inter. Vi ringrazio tantissimo per il successone dello scorso video ragazzi. Vi avevo chiesto dei consigli per il calciomercato e ne ho ricevuti tipo 150. Vi ringrazio veramente tanto ragazzi, spero che veramente continuate a seguire questa serie. Spero che continui a piacervi tantissimo, io mi sto divertendo da matti e adesso ci divertiremo ancora di più dato che è arrivato finalmente il momento di fare calciomercato. Prima di iniziare però saluto due ragazzi che mi hanno chiesto di essere salutati, appunto Roberto Sirica o Sirica, scusa non so come si pronuncia, ciao Roberto, e poi saluto anche Dominic Cefalù, ciao Dominic. Bene ragazzi, direi che si può cominciare, ho un po' di questioni a metà, anche dopo i vostri commenti non so bene come comportarmi, ma più o meno le idee sono chiare. Presto vi farò vedere la lista dei preferiti. Ho un dubbio ragazzi, ho un dubbio di cui voglio parlarvi. Come vi avevo fatto vedere la scorsa volta, sia Miranda che Telles andranno in scadenza di contratto a giugno. E quindi io mi sono chiesto, posso riscattarli? Un ragazzo sotto nei commenti, purtroppo non mi ricordo come si chiama, ma ti saluto se stai guardando questo video, non posso riscattarli, e quindi cosa vuol dire? Che questi giocatori, se io li rivoglio nella mia squadra, devo andarli proprio ad acquistare a giugno. Telles sta crescendo tantissimo ragazzi, Telles è fortissimo, sta crescendo veramente veramente molto. Però non ha senso ragazzi far giocare lui se poi devo andare a spendere tipo 30 milioni per andarlo a ricomprare. Cioè capite quello che vi voglio dire? Conviene far giocare Shaw, Luke Shaw, che è già nostro, che è un 79, che ha 19 anni, farlo crescere fino a 84-85 e poi comprarsi magari un terzino sinistro a giugno, magari più giovane di Telles, ma che può diventare ancora più forte sia di Shaw che di Telles. E quindi non ha senso far giocare Telles ragazzi, mi dispiace, ma questa era una cosa che non avevo capito. E quindi secondo me ha più senso far giocare Luke Shaw, non ha senso andare a comprarsi Telles spendendo 30 milioni, sprecando, portando via milioni magari per rinforzare il centrocampo o l'attacco o appunto la difesa centrale, se ho già in casa Luke Shaw che ragazzi è un fenomeno, perché comunque è anche più forte di Telles secondo me. E lo stesso vale per Miranda, preferisco far giocare Murillo ragazzi, così Murillo cresce, a 79 è giovanissimo, preferisco far giocare Murillo e Musacchio, così mi alzano il muro difensivo bestiale. Ho letto che non volete che acquisti Ibra, ci sta perché è vecchio e non è giovane, perché è vecchio quindi non è giovane, ci sta perché è vecchio e quindi non cresce, di andare ad acquistare giovani attaccanti. Le idee chiare sono su Griezmann e magari Dybala, proverò. In più mi avete detto di vendere sia Handanovic che Palacio e comunque adesso andiamo a vedere per chi. Questa è la mia lista dei preferiti. Allora ragazzi, Handanovic mi avete consigliato tutti o di scambiarlo con De Gea o di venderlo e comprarmi Perin. Però c'è stato, mi avete consigliato sia Leno, ma l'ho già comprato da altre carriere, quindi non volevo ricomprarlo. Quindi punterei su Perin, De Gea, Ter Stegen e Dragowski. Ho chiesto informazioni per tutti. Dragowski ha 18 anni, arriva fino a 90, lo so perché l'ho provato in un'altra carriera. In ogni caso ragazzi, io puntavo o a scambiare Handanovic con Griezmann se si può e poi andarmi a comprare Perin scambiandolo con Palacio e qualche aggiunta di soldi, se no vedrò un po' come fare, proverò a fare un po' tutte le trattative del caso. Per quanto riguarda i terzini adesso, i terzini destri direi che sono a posto. Difesa centrale ragazzi, mi avete consigliato in tantissimi e questi sono tutti i ragazzi che ho puntato, mi avete consigliato tantissimi Sule, so bene che è forte, mi avete consigliato Laporta ma costa tantissimo, mi avete consigliato Manolas, volevo comprare Manolas proprio perché me l'avete consigliato in tantissimi, ma guardate il costo, veramente proibitivo, 22 milioni e 500 solamente per Manolas, mi sembra veramente eccessivo. Ma cosa ho visto, adesso non so se da qua si nota,
No, non si nota. Manolas con la Roma si è spaccato il crociato. E quindi non lo acquisto, ovviamente, perché deve stare 4 mesi fuori. Non avrebbe veramente senso acquistarlo adesso. Cosa ho scoperto? Che Aleksandar Dragovic, 24 anni, difensore centrale, secondo me molto buono, del CSKA Mosca, gli scade il contratto. Quindi si può contattare per ingaggiarlo alla scadenza del contratto. E quindi acquistarlo a giugno, che sarebbe esattamente quando Miranda finisce il suo contratto. E avere tre difensori così giovani, così forti, mi sembra un'ottima cosa, senza togliere appunto soldi dal budget finanziario. Io ho visto che su FIFA arriva fino a 84-85 Dragovic, quindi è veramente, veramente ottimo. E io andrei a contattarlo per il contratto. Abbiamo poco budget per quello che dobbiamo anche vendere, ma io direi che secondo me con un 90 potremmo anche farlo arrivare. Proverei 85, andiamo un po' al risparmio con i contratti e gli avanziamo un'offerta, così abbiamo chiuso il capitolo difensori centrali, ragazzi. Ok ragazzi, ho fatto un'offerta sia per Dragovski che per Nardi che per Mattia Perini, adesso la faccio anche per De Gea, cercando lo scambio esclusivamente con Handanovic, che vale 10 milioni in meno. Chi lo sa, magari accettano. Poi c'è anche Masuaku, proviamo ad acquistarlo. Proviamo lo scambio con D'Ambrosio. So per il momento che queste offerte non sono soddisfacenti, credo giustamente anche. Ma lo faccio giusto per farmi un'idea nei primi 4 giorni di calciomercato. Ok, poi direi che si può passare al centrocampo. Ho già fatto un'offerta per William Carvalho, che me l'avete consigliato in tantissimi, cercando di scambiarlo con Felipe Melo. Anche perché Felipe Melo mi si sta invecchiando abbastanza. Anche Jace è molto forte, ma io ragazzi puntavo tutto su Tielemans o Bazoer. Questi due ragazzi sono delle belve, ragazzi. Quindi contattiamo Sunderland per acquistare Tielemans. Non dovrei faticare per prenderlo. Tielemans raggiunge i 90, ragazzi. Raggiunge i 90. E porca puttana. Cioè, è una bestia, veramente. Però adesso provo prima a scambiarlo con Felipe Melo. Più 3 milioncini. Proverei anche Rished Lee, Bazoer. Anche lui diventa una bestia, fino a 88. E provo a volergli dare anche lui solo Felipe Melo con un paio di milioncini. Questi sono giocatori che purtroppo li farò giocare anche spesso fuori ruolo, proprio perché non gioco proprio con il CC, ma in ogni caso OCOC o CDC lo faccio fare. Poi ragazzi si passa agli esterni destri barra alla destra. Qui ho Karim Bellarabi, ragazzi, e Douglas Costa. So bene che per arrivare a loro bisogna fare offerte da probabilmente 40 milioni. Credo di sì, vedete, sì. Quindi io per Bellarabi offrirei... bisogna fare un sacco di prove, ragazzi. Proverei con Biabiani più 10 milioni. Giusto per vedere loro a quanto arrivano, a che cifre arrivano. Ma andrei anche dalle ali destre di ruolo, ragazzi. E qui mi avete consigliato veramente delle belve. Ma avete consigliato tutti Domenico Berardi. E quindi Domenico Berardi sarà quello su cui andremo con più potenza, proprio perché me l'avete consigliato in tanti. E quindi, come vi avevo detto all'inizio di questa stagione, sarà questa serie punterà proprio su di voi e sui vostri consigli. E quindi bisogna andarci cauti, ma comunque provare ad acquistare qualcuno che mi consigliate voi. Mi avete consigliato Berardi, Baccali in tantissimi. Ma Baccali aspetterei a fare un'offerta alta, proprio perché non ho informazioni. Quindi 5 milioni per Baccali possono bastare. 19 anni, cresce molto e non credo stia giocando molto. E poi abbiamo Inaki Williams, che anche lui è una belva, El Ghazi, Bernardeschi, Candreva. Ma io aspetterei a fare altre offerte. Passerei però agli esterni sinistri. Agli esterni sinistri e alle ali sinistre. Anche qui mi avete consigliato in tanti Felipe Anderson, e che non è assolutamente male, ovviamente. Bolasi.
più 5 milioni e vedere quanto mi chiede, quanto mi richiede la Lazio. Felipe Anderson, ragazzi, è buonissimo, bravissimo. Mentre con Opljanka non mi ero assolutamente accorto che mi chiedono così tanto, quindi probabilmente con Opljanka non arriverà mai all'Inter, perché mi chiedono veramente tantissimo. Ora ragazzi, possiamo passare, possiamo passare agli attaccanti. Vabbè, qui ho una vasta scelta, abbiamo detto che Ibrahimovic non lo prendiamo. Possiamo scegliere tra Lacazette, Griezmann, che ha dati pazzeschi, e Dybala, ragazzi. Io sono tentato, e poi c'è anche questo Gabriel e questo Correa molto giovane, sono molto giovani entrambi, e quindi sono molto interessanti. In tanti mi avete chiesto Alcacer e Martial. Posso fare offerte per tutti, ragazzi, anche perché non credo che me li facciano pagare tantissimo. In ogni caso, Pierre-Emerick Aubameyang non lo compro perché l'ho usato anche nella scorsa stagione con il Liverpool, e quindi non ha senso. Mentre Gabriel è un giovane che sale molto e con pochi milioni potrei acquistarlo. Ora, ragazzi, andiamo a fare le cose serie. Allora, io farei offerte sia per Griezmann che per Lacazette. Io allora con Griezmann provo a fare un'offerta. Ah, c'è Kane, è vero, c'è Kane. Però un attimo, per Griezmann voglio provare a fare un'offerta per Handanovic. Vi spiego perché. Se con Handanovic riesco ad acquistare Griezmann, poi successivamente mi compro un portiere low cost che poi sostituirò con un portiere forte a fine anno. Un portiere proprio tosto, bello decente, così da poter dar spazio a un giovane portiere in questa stagione, in questo fine di stagione, e poi successivamente comprare un portiere tosto. Lo stesso farei con la Lacazette. E adesso direi di andare molto forte su Dybala, ragazzi. Allora, 20 milioni, probabilmente mi chiederanno una trentina di milioni. Sinceramente, dargli un giocatore molto forte mi scoccerebbe, quindi proverei a dargli Palacio più 8 milioni e a vedere come reagisce la Juventus. Però io volevo provare Paco Alcacer. Come ho detto, ragazzi, queste sono offerte proprio fatte così per vedere la reazione, appunto, dei giocatori e della società. Anche qui con Martial posso provare a scambiarlo con Palacio e appunto vedere come... Mandiamoci anche un paio di milioni, va là. E vedere come reagiscono. Andrei avanti per vedere se mi arrivano offerte oppure per fare la partita contro l'Empoli, ma direi che si può anche già interrompere tutto. Giocatore rientrato dal prestito. Attenzione, ragazzi, perché Alvaro Pereira è rientrato dal prestito con le Estudiantes. Ah, sono rientrati dal prestito anche Mapelli. E quindi, ragazzi, posso provare a scambiarli con qualcuno. Anche, ah, oddio, anche Santon vuole l'ingaggio, ragazzi. Qui si fa dura, perché potrei usare Santon come pedina di scambio a questo punto. No, Santon, io non credo che vada aumentato. Allora, ragazzi, un attimo, perché è successo qualcosa di molto importante, devo dire. La società mi ha dato altri 9 milioni per il mercato, e questo va veramente molto bene, ragazzi, colpo di scena. Io gliene chiedo ancora, che se ne fotte. Magari me li danno. Allora, direi di fare un po' di allenamento, ragazzi. Direi di fare allenamentini. Ci abbiamo Manai. Io farei allenare Manai, ragazzi. Mi avete consigliato in molti di provarlo. E direi di... Io direi creazione... di gioco, creazione di gioco. Poi come ali direi di andare su Mares, perché Yaitz purtroppo poi lo devo vendere. Centrocampisti andrei su Çalhanoğlu, è ora di far allenare anche il buon Akan. Difensori centrali direi tranquillamente Murillo. E terzini direi Luke Shaw, ragazzi. Molto bene il fatto che abbia altri terzini. Guardate quanti terzini ho, ragazzi. Pazzesco. Qua mi sa che faccio un buon mercato sui terzini. Ok, simuliamo l'allenamento perché non abbiamo tempo per il momento di farli. Qua oggi si parla di calcio mercato e direi che gli allenamenti hanno fatto abbastanza cacare. A parte Mares che è salito di dribbling. Allora, perfetto. Andiamo da Perin. Offerta troppo bassa, ha detto. Sono interessati al giocatore che gli abbiamo offerto, ovvero Palacio, ma riteniamo la somma di denaro insufficiente.
saremmo disposti a lasciare partire Mattia Perin in cambio di, porca puttana, di 32 milioni. Oddio, mi sembra molto esagerato. Io provo a fare un'altra offerta di 9. Mi sembra molto esagerato per Perin questa offerta, sinceramente, 32 milioni. Offerta troppo bassa per Karim Bellarabi. Siamo interessati al giocatore che ci ha offerto, ma riteniamo la somma di denaro insufficiente. 46 milioni per Karim Bellarabi. E quindi io andrei su 16 milioni per Karim Bellarabi più Biabiani. Allora, intanto il Valencia ha accettato condizioni 5 milioni. Questo vuol dire che forse potevo acquistarlo anche a meno. Quindi io lo lascerei un attimo in stand-by. Proverei a fare un'offerta più avanti, così posso acquistarlo per meno soldi. Vabbè, Konoplyanka lo lascerei stare, ragazzi, perché se mi chiedono 46 milioni per Bellarabi, voglio vedere come fare. Allora, non sono interessati a Palacio, quindi io proverei a fargli un'offerta di 5 milioni per Paco Alcacer. Da come avete detto a che cifra potesse arrivare? Allora, per De Gea vogliono di più. Per De Gea vogliono di più, ma aspetto a vedere come va anzi, proviamo. Madonna, per De Gea, ragazzi, vogliono tantissimo, tantissimo, veramente. Proviamo così, Handanovic più 10 milioni. Allora, per Masuaku, ragazzi, sono interessati ad Ambrosio. Ma io, dato che Santon mi rompe il cazzo, sinceramente, provo a dargli Santon, che è anche un terzino sinistro. Più 2 milioni per Masuaku. Così ho un altro terzino sinistro che poi sostituirà Telles nei titolari. Mentre Polnardi lo porto avanti, ragazzi, senza Meret, offrendogli probabilmente 4 milioni. Anthony Martial, sono interessati a Palacio, ma devo alzare un po' l'offerta. Ok, ragazzi. Possiamo andare a giocarci la partita con l'Empoli. Io vi ricordo che sto giocando a campione, ragazzi. Guardate che non cambio niente. Posto di Kane, ragazzi, provo Manai. Così, proprio a buffo. Perché non c'è Icardi? Ah, Icardi è infortunato, è vero. Provo Manai. Così, ragazzi, provo Manai all'improvviso. Un Manai all'improvviso. E giochiamoci sta partita che dobbiamo vincere, ragazzi. Cioè, dobbiamo vincerlo proprio. Si parte. Prima partita da titolare per Ray Manai, ragazzi. Mi avete detto di farlo giocare, di magari provare a farlo crescere, perché ha un overall basso, ma comunque cresce e diventa abbastanza forte. Manai la mette in mezzo dove c'è Çalhanoğlu, che credevo riuscisse a anticipare Skorupski di testa, ma non è stato così. Attenzione a Michelidze, seguito da Shaw. La mette in mezzo Michelidze, poi Zielinski tira al volo. Occasione anche per l'Empoli, che sta giocando benissimo, non sbaglia un passaggio, incredibilmente. E mi sta mettendo in grosse difficoltà. E questo non ci voleva. Attenzione a Pucciarelli. Pucciarelli! Handanovic. L'ho vista dentro, sinceramente. Perisic. Gran palla per Brozovic. Attenzione. Brozovic. Quasi davanti a Skorupski. Il tiro di Brozovic a giro! Fuori di poco, porca miseria. Prima occasione vera per l'Inter. Un po' lento qui Brozovic. Peccato, perché andare in vantaggio allo scadere così del primo tempo sarebbe stata una buona cosa. Attenzione a Mares. Attenzione. Mares davanti al por. Non ci posso credere. C'è Çalhanoğlu. C'è Brozovic. In ottima posizione. Il tiro di Brozovic. Palo. Çalhanoğlu. Palo. Non ci credo. No, vabbè, ragazzi. Ma che cazzo stiamo dicendo? Finisce qui. 0-0. Voi ditemi se può finire così una partita. Se può finire 0-0 una partita. Ma va. La Juve ha vinto e ci ha preso 2 punti. 4 punti dalla Juventus abbiamo adesso. Andiamo a vedere offerta per il trasferimento per Harry Kane. 17 milioni dal Torino. Io faccio una controfferta almeno di 28 a caso. Allora, Masuaku ha accettato lo scambio. Adesso dobbiamo offrirgli il contratto. Giocatore importante prima squadra. Anche da noi giocatore importante prima squadra. Masuaku è fortissimo, ragazzi. E poi anche Nardi ha accettato. E io provo a prendere Nardi, ragazzi. Perché
Qua intanto troppo bassa per Perin. Io faccio la mia ultima offerta, ragazzi, purtroppo per Perin, di 12 milioni più Palacio. Purtroppo non posso spendere così tanto, preferisco spendere tanto per un attaccante. Perfetto. Il Torino mi ha accettato un'offerta per 28 milioni di Harry Kane, ragazzi. Ha fatto una plusvalenza di 10 milioni. Quindi abbiamo venduto Kane. Perfetto. Ottimo. Così all'improvviso, non me lo sarei aspettato.